Mondo Fitness 2014, oggi 14 settembre, siamo agli sgoccioli, abbiamo avuto 3 mesi intensi con più di 400.000 presenze. Sì, sempre di più le persone amano allenarsi all'aria aperta, ovviamente presentandogli tutte le novità del settore. Qui viene gente che si allena a tutti i livelli, quindi questo è uno dei grandi segreti di Mondo Fitness. Allora uno poi nell'ambito di questo villaggio può scegliere le attività in particolar modo nel mondo del fitness che sono più a sua portata. Però da lì grandi campioni, quindi Gil Lopez e Gil Cooper con questa lezione di trampolino di jump fantastica, che è un'americana, secondo me dovrebbe essere un esempio per tutti quanti gli insegnanti italiani. Poi i nostri grandi Marco Castellano, Stefano De Leo, Tony Rocco, ormai un pane bianco, una montagna diciamo di insegnanti che ormai sono leader a livello nazionale e anche internazionale. E in più intorno a tutto questo contenitore del fitness tante altre attività come il paddle, che ormai è di grandissimo successo, un gioco che viene dall'Argentina, che è esploso in Spagna con oltre 30.000 impianti in soli 2 anni, e qui è stato un grandissimo successo. Abbiamo fatto 18 tornei con oltre 1.200 partecipanti, e da lì la novità del momento a livello di allenamento, che è il funzionale, quindi il crossfit e l'allenamento fatto a postazione, che permette ovviamente a tutti quanti di allenarsi anche in gruppo di 30-40 persone, ovviamente con tutti insegnanti bravissimi come i nostri. Abbiamo visto grandissima partecipazione, poi abbiamo visto tantissimo sociale e tantissima solidarietà. Assolutamente, il fitness, lo sport non è il veicolo ideale per promuovere tantissime iniziative che vanno, come in questo caso questa sera, dalla moda, dal mondo del fashion, ovviamente alla cultura e al sociale. Tutto questo perché le nostre persone, i nostri utenti sono persone attenti ai dettagli e sono molto sensibili e attenti alle novità.